Sentite, 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 compari e comare, oggi in Sicilia si mangia, scaccia, ricotta con prezzemolo e cipolle. Forza che aniva luce, che con le corna muovono i valati, se non era lesta a fare una voce, talia che forza che aniva luce. C'era una volta un povero pescatore, che aveva 3 mesi che non pescava niente, si rivolgeva allo santo patriarca, dopo 3 giorni affondò la barca, talia che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valati. Se non era lesto a fare una voce, talia che forza che aniva veloce. C'era una volta un povero becchino, che aveva 3 giorni non vorrecava niente, si rivolgeva allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era vorrecare. Talia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valati. Se non era lesto a fare una voce, talia che forza che buongiorno, ora prepariamo la focaccia di ricotta, prezzemolo e cipolla. Ingredienti: ricotta, prezzemolo, cipolla, uovo e olio. Mettiamo di passo tutto in un contenitore. Aggiungiamo il prezzemolo, la cipolla, l'uovo, l'olio. Mescoliamo il tutto. C'era una volta un massaro murecano, che aveva 3 mesi che non veniva niente, si rivolgeva alla santa maronna, dopo 3 giorni ci caria zonna, talia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valati, se non era lesto a farci una voce, talia che forza che aniva veloce, talia che forza che aniva veloce. Talia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono valate, se non era lesto a fare una voce, talia che forza che aniva veloce. C'era una volta un povero pescatore, che aveva 3 mesi che non pescava niente. Ottenuto questo impasto omogeneo, procediamo a metterlo nella foglia di pasta che noi abbiamo già preparato. Allora, abbiamo la foglia di pasta pronta, distribuiamo la ricotta e il resto degli ingredienti nella foglia. Basta. C'era una volta un povero pescatore, che aveva 3 mesi che non pescava niente, si rivolgeva allo santo patriarca, dopo 3 giorni affondò la barca, talia che forza che aniva veloce, che con le corna muovono i valati, se non era lesto a fare una voce, talia che forza che aniva veloce. Tagliamo la pasta che rimane, senza ricotta. Iniziamo a girare, aggiungiamo un altro po' di olio, e avvolgiamo il tutto. C'era una volta un sanzale pescarano, che aveva 3 mesi che non contrattava niente, si rivolgeva a San Vincenzo dei Cavalli, dopo 3 giorni è pronto per essere infornato. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce. Prima di infornare passiamo dell'uovo crudo di sopra. Questa è la focaccia di ricotta, prezzemolo e cipolla. E gli avevi capito, tese tese, per sprugliarle ci vuole un mese. Ah, l'aria è giù, l'aria è da non c'è. Una volta passato l'uovo, abbiamo tutto il forno pronto e inforniamo le nostre scacce. Ah, l'aria è giù,
forno deve essere a temperatura di 300 gradi circa. Allora, abbiamo messo in forno le nostre scacce di ricotta, prezzemolo e cipolla. Controlliamo dopo una trentina di minuti la cottura, vediamo se sono pronti. Ok, allora il piatto è pronto, per essere servito. Buon appetito. E ave le spade come una cascia, una chiudiaude e una chiubascia. Cara compare e comare, ora che ha mangiato e ha bevuto, prima che veni l'idea, ricordatevi lo proverbio antico. Che con la sciata vecchia, panova, sape che duca l'assa e non sape che duca trova.